La crescita economica negli Stati Uniti è rallentata più del previsto nel primo trimestre dell'anno. Il prodotto interno lordo è cresciuto solo dello 0,5% da gennaio a marzo. Una tendenza così bassa non si registrava dal 2014. Questo dato ha deluso gli analisti che assestavano le loro previsioni su un più 0,9% dopo la crescita moderata dell'1,4% dell'ultimo trimestre del 2015. Secondo le prime stime del Dipartimento del Commercio ha pesato il calo dei consumi che sono cresciuti solo dell'1,9%, l'aumento più basso dal primo trimestre del 2015. Altro dato in ribasso quello sugli investimenti delle imprese con un meno 5,9%, dato che non si vedeva dai tempi della recessione del 2009. Annus horribilis. Le esportazioni sono inoltre calate del 2,6%, escludendo alimenti ed energie i prezzi sono cresciuti del 2,1% in salita rispetto al precedente 1,3%.